questo è fatto apposta, perché il tema su cui lavoreremo questa sera è proprio sviluppare una propria capacità di ascolto nonostante tutte le distrazioni che ci sono intorno. E questo che sta accadendo in questo momento, che cosa può insegnarci? Vedere che non esiste mai la situazione perfetta, ma che si fa con quello che c'è. E questa è una grandissima risorsa, perché il punto, stavo dicendo, è riuscire a rimanere presenti e dentro di noi e consapevoli di cosa accade nel nostro momento presente nonostante tutte le distrazioni fuori. Io la citazione che porto sempre è quella di Thich Nhat Hanh, monaco buddista, che lui all'inizio della sua vita, quando aveva iniziato a meditare, a un certo punto aveva raggiunto il suo maestro nel monastero in mezzo alla giungla, immaginando: adesso andrò là in mezzo alla giungla, inizierò a meditare alle 5 del mattino in un silenzio assoluto. Alle 5 del mattino si siede per cominciare a meditare e a un certo punto sente delle urla selvagge fortissime, che erano i galli selvatici, e lì il suo maestro gli ha detto: la meditazione è essere presenti nonostante tutto. Quindi, tornando al titolo di oggi, che è diventare maestri di se stessi, che cosa significa? Trovare quello che è funzionale per voi. Come vi stavo dicendo, io ho una mappa interiore e ognuno di voi ha una mappa interiore che è assolutamente diversa. Ognuno ha la propria specificità e anche meravigliosa unicità, perché siamo uno diversi dall'altro. Questa sera che cosa vi consegnerò? Sono tutta una serie di strumenti. Voi avrete la possibilità di portarveli via nella vostra cassetta degli attrezzi solo dopo averli collaudati e se saranno funzionali per voi. Perché diventare maestri di se stessi prima di tutto significa creare un sistema che è funzionale per voi. Io diffido sempre dalle persone che mi dicono: ah, dovresti fare così, cos'ha? Ah, ma no, come hai fatto è sbagliato. Cioè, ognuno fa quello che è esattamente in grado di fare. Apro ancora, chiudo una parentesi, perché questa sera a volte utilizzerò anche degli strumenti di counseling. Il counseling è questa professione di aiuto in ambito relazionale. Noi sosteniamo i clienti e le persone dei momenti di difficoltà momentanea. La differenza tra il counseling e la psicoterapia è che noi counselor lavoriamo sulle risorse, il nostro è un percorso breve e mirato, e quindi aiutiamo la persona a acquisire degli strumenti da portare immediatamente nella propria vita per attivare le proprie risorse relazionali più profonde. Mentre invece la psicoterapia è un percorso molto più lungo, perché parte dal passato e soprattutto lavora sui blocchi. Noi counselor lavoriamo sulle risorse, la psicoterapia lavora sui blocchi ed è un percorso molto più lungo. Quindi, che cosa vi porterò questa sera sono anche degli strumenti che io porto nella scuola di counseling, che comunque sono funzionali, perché nella scuola di counseling prima di tutto si impara a diventare counselor di se stessi per poi saperlo fare con gli altri. Jung diceva bene che noi non possiamo portare la persona oltre al traguardo a cui noi siamo giunti. Mentre aspettiamo l'arrivo del microfono, comincio a passarvi un piccolissimo strumento, così facciamo subito rendere il tempo. Proviamo a portare l'attenzione e l'ascolto in questo momento in noi e sentire semplicemente come siamo seduti sulla sedia, se siamo messi in una posizione comoda o se siamo scomodi. Proviamo a sentire, se parlo così forte mi sentite fino laggiù? Provate anche a portare l'attenzione della schiena, come si appoggia allo schienale, si è affidata allo schienale. Semplicemente stando in ascolto del respiro che entra e che esce, poi inevitabilmente ci saranno i pensieri che vi portano via, anche perché usciamo dalla pretesa di essere senza pensieri. Quindi chi vuole o chiude gli occhi o abbassa lo sguardo e fa questi 5 cicli di respirazione.
Poi quando avete fatto i cinque cicli, rispettando i vostri tempi, aprite gli occhi e alzate lo sguardo. Vedo che qualcuno ci sta molto volentieri con gli occhi chiusi. Non è detto che noi ci rilassiamo facendo questo lavoro. Questo è un lavoro di ascolto che ci permette di entrare dentro di noi. Immaginiamo che dentro di noi ci sia un universo, un mondo. Quando noi cominciamo ad ascoltare il nostro respiro, noi cominciamo ad aprire la porta rispetto alla nostra interiorità. C'è chi è più abituato a farlo, c'è magari chi non è così abituato. Il punto è che spesso quando noi cominciamo ad ascoltarci, entrare nel nostro universo, ci piace anche. E infatti abbiamo poi difficoltà a uscire. Ma l'aspetto positivo di questo è che noi, il nostro universo ce l'abbiamo sempre a disposizione, che spesso ci dimentichiamo di andare dentro di noi ed ascoltarlo. È uno strumento semplicissimo per entrare dentro di noi, è proprio il respiro. Perché attraverso il respiro io comincio a diventare consapevole di come sto in questo momento. Posso scoprire che ero in tensione, mi sono rilassata. Posso scoprire di avere il mal di stomaco. Posso scoprire di avere le spalle in tensione, magari tutto il giorno sono stata in questa posizione contratta e quando ascolto mollo o magari non si mollano. Il punto è che divento consapevole di cosa accade dentro di me in questo momento. Facevo l'esempio delle spalle, a volte noi arriviamo la sera a letto e abbiamo tutte le spalle in tensione, no? E appena ce ne accorgiamo loro da sole si rilassano. Questo perché durante il giorno siamo stati in tensione, in questa anche posizione di resistere le situazioni, il peso dello zaino, postura difensiva, no? Poi ognuno ha un po' la propria lettura e non ci siamo ascoltati. E quindi la sera ci sembra di aver portato il mondo sulle spalle, ma quando cominciamo ad ascoltarci la tensione molla. O magari la sera ci mettiamo a letto e ci rendiamo conto di avere la mascella rigida, anche lì perché durante il giorno, stretto i denti e andata avanti, siamo stati in una situazione di tensione e non ne siamo consapevoli. E che cosa vi sto passando? Non è il discorso di rilassatevi anche quando siete in tensione, perché in qualche modo è come dire a uno arrabbiato nero che sta urlando, smettila di urlare, urla ancora di più. Magari dicendogli anche urlando, smettila di urlare. Il punto qual è? Ascoltarci come attraverso il respiro per vedere come sto in questo momento. Se sono rilassata, se sono in tensione, se sono arrabbiata, se ho delle tensioni dentro di me. Perché a volte non ne siamo così consapevoli. Anche cominciare a respirare, ascoltare il respiro e portare l'attenzione a cosa? Ai nostri pensieri. Come dicevo prima, spesso i nostri pensieri ci portano in giro e noi siamo dove sono i nostri pensieri, perché siamo fuori di noi. Stiamo pensando a una persona, il nostro pensiero è là con quella persona, non è qua con noi. E anche ogni tanto respirare e chiedermi, ma cosa sto pensando in questo momento? Oggi ridevo in macchina, io a volte porto dei pezzi della mia vita perché secondo me sono funzionali alla condivisione. Ero in macchina con una corsista col viva voce e lei mi aveva chiesto insomma di mandarle del materiale oggi, allora le ho detto guarda non ce l'ho fatta perché ho bisticciato con la tecnologia, abbiamo fatto un residenziale di 3 giorni in 60 in questi giorni sotto la sacra di Avigliana e mi aveva mandato tutte delle foto da mettere su Facebook, ne ho messe tutta una serie, la prima volta è successo qualcosa e non le ho pubblicate, la seconda volta non lo so, fatto sta che a questa persona per telefono ho detto guarda oggi ho bisticciato con la tecnologia per cui c'avevo a un certo punto i fumini e lei mi fa ma ti arrabbi anche tu? Dico sì ma mi arrabbio pure io, non è che non mi arrabbio che come counselor da 30 anni e direttrice ho raggiunto la pace, no. Il punto è che sono consapevole delle emozioni che sto vivendo, ma non è che non sia in ansia, non sia nella gioia, non sia nella rabbia, non sia nel dolore, non sia nel pianto, non sia nella preoccupazione, ce l'ho anch'io, ma il punto è che ne sono consapevole. E il fatto di essere consapevoli delle emozioni significa non farsi invadere. Quando noi
non siamo maestri di noi stessi? Che cosa siamo? In balia delle emozioni, sono in ansia e si dice sono solo tutt'uno identificata con quell'ansia. Devo arrivare in un posto, sono in ritardo e comincio a dire adesso arriverò là e avranno tutti iniziato e tutti mi guarderanno, farò una brutta figura, eccetera, eccetera. Già solo dire questo mi viene l'ansia, perché si manifesta col peso sullo sterno, no? Più siamo in ansia, più abbiamo dei pensieri ansiosi. Perché? Perché noi siamo in ansia quando siamo o proiettati in avanti o a volte legati al passato. In questo momento l'esempio che vi stavo portando, proiettati in avanti, significa che io sono identificata con la mia ansia, sono un tutt'uno con la mia ansia. Come diceva Jung, siamo in balia della nostra ansia. Altro è dire sono in ansia, quindi c'è una parte di me che è in ansia, ma un'altra parte di me è osservatrice e mi rendo conto di essere in ansia. In questo modo l'ansia non è così potente, non mi invade più di tanto. E in questo modo cosa significa? Comincio a diventare maestra di me stessa, perché comincio a riconoscere quale emozione ho in questo momento. Non è l'emozione che mi porta in giro, la vivo, ma sono consapevole di quello che sto vivendo. È chiaro a tutti quello che sto dicendo? Ci sono domande, condivisioni? Allora, che cosa facciamo di nuovo? Vedete che io già prima ve l'ho detto, utilizziamo uno dei due strumenti che o chiudiamo gli occhi o abbassiamo lo sguardo a terra. Questo perché a volte la nostra parte razionale, concreta, pensare, come dire, immaginare di chiudere gli occhi, noi quando chiudiamo gli occhi e cominciamo a entrare dentro di noi, a volte, se non abbiamo ancora fatto un percorso su di noi, viviamo quello che c'è dentro di noi come sconosciuto, perché non lo conosciamo ancora, e quindi può essere vissuto come minaccioso. In questo senso l'indicazione che io do sempre è o chiudete gli occhi o abbassate lo sguardo a terra, perché anche abbassare lo sguardo ci permette di abbassare il livello di distrazioni. Quindi un po' questo che poi vi chiederò di fare, ma vi racconto prima la meditazione così poi la facciamo insieme. Quindi sempre tre respiri lenti profondi, o chiudiamo gli occhi e abbassiamo lo sguardo. Poi io vi accompagnerò ad ascoltare varie parti del corpo, e per ascolto io intendo dire portiamo l'attenzione a quella parte del corpo. Che cosa volevo farvi sperimentare in questo momento? Provate a chiudere la mano e sentire o le unghie o la punta delle dita contro il palmo della vostra mano. Vedete che lo sentite, sentite un qualcosa, perché in questo momento che cosa stiamo facendo? Noi stiamo portando l'attenzione, quindi stiamo ascoltando la punta delle nostre dita che si appoggia sul palmo della mano. Noi lo facciamo in modo automatico, di portare l'attenzione in questo modo alla mano. Che cosa vi chiedo? È di prendervi la responsabilità, quindi l'abilità di rispondere all'indicazione che io vi darò, che sarà porta l'attenzione alla tua nuca, per esempio, ascolta come la senti. E per attenzione intendo dire porta l'ascolto a quella parte del corpo, vi è chiaro questo? Visto che alla parte, come dire, l'io è molto abile nel cercare di tenere un po' tutto sotto controllo, dando anche delle spiegazioni a quello che avviene dentro di noi, io vi faccio una richiesta. Vedete voi fin dove riuscite a sostenerla, quindi fin dove va bene per voi. A un certo punto sentirete delle sensazioni o delle tensioni dentro di voi e inevitabilmente partirà il pensiero e dirà ma come mai ho questa tensione qua? Ma che cosa è successo? Come mai ho il mal di stomaco? Cos'è che non ho digerito? Ma è la fame, questo e quest'altro, lì vi siete già giocati il momento presente. Perché che cosa significa? In quei momenti lì noi cominciamo ad andare dietro ai nostri pensieri, quindi stiamo razionalizzando su quello che noi stiamo sentendo. Quindi il punto, io vi chiedo, diventate osservatori di quello che sentite nel vostro corpo e prendete semplicemente atto, nel senso che questo lo spiega proprio l'olismo, che considera il corpo dal punto di vista come unità, quindi unità mente, corpo e spirito, mente, corpo, anima, chiamatelo come volete. Cosa succede? Si inceppa dentro di noi qualcosa a livello emozionale, relazionale, quindi anche emozionale, quindi anche emotivo. C'è poi la somatizzazione a livello del corpo, ormai
Non dico che tutte le malattie, non lo dico io, lo dico in persone molto più, come dire, avanti di me, anche scienziati, medici, eccetera, che quasi tutte le malattie hanno delle origini psicosomatiche. Psicosomatiche significa che proprio perché ci viviamo le situazioni in un certo modo, quindi con certe emozioni, a un certo punto che cosa c'è? La somatizzazione del corpo, quindi si inceppa prima a livello psicologico, relazionale, emotivo e poi c'è la manifestazione a livello biologico. Io lavoro anche nell'ambito della ricerca, ho portato anche la mia relazione di ricerca in ambito oncologico al convegno internazionale, perché la nostra scuola è l'unica in Italia della So Counseling a essere riconosciuta, avere una certificazione anche a livello internazionale. Ho partecipato come ricercatrice perché lavoro molto con donne che hanno problemi oncologici, in particolare di tumore al seno, e una delle domande che loro si fanno, io le accompagno un po' in questo percorso, è: che senso ha il mio tumore? Che cosa posso imparare da questo tumore? Io, lavorando con molte donne, una volta, 30 anni fa, c'era un po' la credenza errata che il tumore al seno fosse un po' un'espressione di depressione. Questo era quello che si diceva tanti anni fa. In realtà sta proprio venendo fuori, e devo dire che io, insomma, con le centinaia di donne che ho seguito, mi sono resa conto che spesso il tumore al seno è legato alla tendenza a allattare ancora delle persone, delle situazioni intorno, allattare simbolicamente. Quindi non mettere i confini, avere un po' il modello sacrificante, quindi tenere poco tempo per sé, ma anche avere poco amore per sé. Questo è quello che ho visto in certe donne. Poi per me è sempre importante vedere che ognuno sia maestro di se stesso, nel senso che ogni donna in quest'ambito specifico riesca a dare un senso al proprio tumore, perché per ogni donna può avere un senso diverso. E quindi che cosa significa? Quando voi avete un qualcosa che magari non è ancora una malattia, ma è un sintomo che persiste da tanto tempo, più voi portate, fate questo esercizio di ascolto, che tra poco inizieremo insieme, più l'energia va a sbloccarsi, quindi più l'emozione emerge, quell'emozione che abbiamo trattenuto, e più a un certo punto cambia qualcosa anche a livello fisico. Questo che può essere attraverso l'ascolto, può essere attraverso i fiori di Bach, può essere insomma attraverso l'omeopatia, può essere attraverso tantissimi strumenti. Io dico sempre, diventare maestri di se stessi significa anche vedere qual è lo strumento che per ognuno va bene. A volte in momenti, no, di lutto, la donna, come dire, entra in gruppi di automuto aiuto, si fa sostenere, fa un percorso. L'uomo che cosa fa? L'uomo maschile si butta nel fare, quello è il suo modo di elaborare, e non è che vada bene o vada male, va bene per lui, è assolutamente funzionale, perché mentre fa, l'uomo si mette nella situazione di attivare le proprie risorse, mentre la donna attiva le proprie risorse fermandosi e ascoltandosi. Quindi questo, no? Ma essere se stessi, perché ognuno comincia a trovare che cosa va bene per sé. Sì, cioè aver cura di sé, principalmente che cosa vuol dire? Volersi bene. Noi siamo predisposti come esseri umani a volere bene all'altra persona, ma spesso vogliamo più bene all'altro che a noi. Siamo più disponibili a perdonare e giustificare l'altro piuttosto che noi. Vecchio comandamento, vecchio testamento, antico testamento, scusate, ama l'altro come te stesso, né più né meno. Mentre invece spesso noi amiamo più l'altro di noi. E come noi vogliamo il bene dell'altro, quindi vediamo di far ciò che fa star bene l'altro, che cosa è importante? Anche volere il nostro bene, fare ciò che ci fa star bene. Quello che viene un po' chiamato il sano egoismo, che non significa mi faccio sempre i fatti miei e no, perché sennò la persona diventa un narcisista, ego riferito e basta, ma il punto: mi prendo degli spazi per dedicarmi a te, ma mi prendo degli spazi anche per dedicarmi a me, perché se sto bene anche tutte le persone intorno stanno bene. Come diceva Nelson Mandela nella meditazione che lui porta, no? Che racconta che la paura più grande dell'uomo è la propria luce, perché in qualche modo l'uomo non si autorizza a brillare, mentre invece più noi ci autorizziamo a brillare, che significa essere luce per noi stessi, che significa faccio quello che mi fa star bene, io più io autorizzo le persone intorno a me a brillare come me.
Questo è uno dei più grossi doni che secondo me noi possiamo fare ai nostri figli. Il vedere che noi ci prendiamo del tempo e loro imparano a prendersi del tempo. Se noi passiamo ai nostri figli il modello del sacrificio, mi sacrifico per la famiglia, per gli altri, eccetera, i figli, e spesso le figlie, prendono questo modello e non è una bella eredità. Pensate che noi ci portiamo sulle nostre spalle l'eredità di 7 generazioni alle spalle. Torniamo alla meditazione. Che cosa è importante? La meditazione per diventare consapevoli di come sto in questo momento. E partiremo dalle sensazioni fisiche. Ci sono domande? Non aspettatevi con questa meditazione di rilassarvi, forse sì, forse no. Nel senso, con questa meditazione voi imparerete a riconoscere come state in questo momento. Poi a forza di ascoltarsi uno riesce anche a rilassarsi, ma non è detto, a volte c'è la persona che apre gli occhi dopo le meditazioni ed è arrabbiata. Perché tutto il giorno ha tenuto, si ferma e si rende conto di essere arrabbiata e quindi c'è i fumini, ci sta anche. Il punto è essere consapevoli di cosa sta accadendo dentro di noi in questo momento. E adesso partiamo. Intanto troviamo una posizione in cui ci sentiamo comodi, comode. E o chiudiamo gli occhi o facciamo un respiro lento e profondo. Scusate, guardavo di aver spento abbassato, ho abbassato anch'io. Scusate, chiudiamo gli occhi o abbassiamo lo sguardo a terra. E facciamo questi 3 respiri belli, lenti e profondi, perché più ci permettiamo di respirare, più apriamo la porta verso la nostra interiorità. E la porta si apre solo dall'interno. E poi portiamo l'attenzione alla nostra nuca, ascoltiamo se è in tensione, se è rilassata, se è calda, se è fredda. Se è in tensione proviamo a fare dei piccolissimi spostamenti per vedere se riusciamo a mollare un po' la tensione. Portiamo anche l'attenzione alla nostra mascella, osserviamo semplicemente com'è. Se scattano dei pensieri, dei ragionamenti, appena ce ne rendiamo conto che ci stanno distraendo, di nuovo torniamo alla sensazione del corpo e la parte del corpo che vi sto indicando. Portiamo poi l'attenzione allo sterno, il punto dove si accumula l'ansia. Prendiamo semplicemente consapevolezza di com'è. Portiamo anche l'attenzione alle spalle, osserviamo se sono chiuse in avanti, se sono aperte, se ho bisogno di cambiare posizione per rilassarle un pochino, lo faccio. Poi portiamo l'attenzione al punto in mezzo alle scapole, sulla schiena. È il punto che corrisponde al triangolo dell'emotività, tutte le nostre emozioni non riconosciute, non elaborate, si accumulano lì, al punto in mezzo alle scapole, proprio sulla colonna vertebrale. Portiamo attenzione a quella zona, sentiamo semplicemente com'è. Adesso torniamo di nuovo a portare l'attenzione al nostro respiro,
non forziamo, non cambiamo nulla nel nostro respiro, osserviamo semplicemente se si è acquietato. E ascoltiamo l'aria che entra dal naso, passa nella gola, finisce nei polmoni, fa un massaggio interno e torna fuori. Senza cambiare nulla, osserviamo semplicemente com'è. Poi portiamo l'attenzione alla nostra colonna vertebrale. Immaginiamo che sia una pila di monetine che si autosostiene. Oppure osserviamo se la nostra schiena si affida allo schienale. State semplicemente ad osservare come state in questo momento con la schiena. Se non riuscite a seguire le sensazioni fisiche, l'indicazione che vi do è di osservare i pensieri che passano dentro di voi o lo stato d'animo, l'emozione che avete dentro di voi in questo momento. Diventate osservatori del vostro mondo interiore. Poi provate a portare l'attenzione alla vostra pancia, allo stomaco. Al fegato, alla cistifellea che sono sul fianco destro, sotto le costole, milze pancreas, sul fianco sinistro, sotto le costole. Ascoltate questa zona, ascoltate semplicemente come la sentite. Poi portate l'attenzione al vostro intestino, prendete semplicemente consapevolezza di come sta la vostra pancia in questo momento. Portate anche l'attenzione alla vostra schiena, alla parte bassa della schiena, alla zona dei reni. Poi portate l'attenzione al vostro bacino, osservate come è appoggiato. E poi portate l'attenzione anche alle vostre gambe. Gambe e piedi, come le sentite, se ci sono delle tensioni, se avete bisogno di muoverle o cambiare posizione per far sì che si rilassino un po'. Potete farlo. Ascoltate ancora come vi sentite in generale in questo momento nel vostro corpo. E solo quando volete, quando sentite che va bene per voi, fate di nuovo 3 respiri lenti e profondi e rispettate i vostri tempi, aprite poi gli occhi. Bentornati, bentornate. Qualcuno voglia di condividere o bisogno di fare domande? Allora comincio a dare 2 indicazioni, poi vi dico sempre, come vi ho già detto prima, vi portate via la vostra cassetta degli attrezzi, quello che vi serve lo portate via, quello che non vi serve lo lasciate qua. Allora, quando noi cominciamo a ascoltare il nostro corpo, noi diventiamo consapevoli di come stiamo. E a volte non stiamo bene. A volte non è così piacevole entrare dentro di noi, però è anche l'unico modo che noi abbiamo per conoscerci, perché se non ci ascoltiamo, se non ci fermiamo, comunque stiamo male.
Quando cominciamo ad ascoltarci, può essere che stiamo ancora più male perché in qualche modo noi siamo usciti dalla nostra zona di comfort, quindi è zona molto, come dire, non tanto confortevole, però molto conosciuta, quindi vissuta come sicura. Cominciamo a entrare dentro di noi, facciamo fatica all'inizio, stiamo male, ma più ci stiamo dentro, più cominciamo a familiarizzare col nostro mondo interiore, col nostro corpo, che è poi quello che ci sostiene. Ma è assolutamente possibile, normale, che quando noi cominciamo a entrare nel corpo sentiamo disagio, fatica, noia, reattività, ci sta, perché entriamo in una dimensione che per noi è sconosciuta, per i bambini è conosciuta, quando noi eravamo bambini è assolutamente conosciuta, poi tutto, come dire, come si è sollecitati nel mondo, eccetera, noi cominciamo a essere fuori. Per poi, come dice Jung, la terza parte della nostra vita, che dai 45 in poi, cominciamo a essere nella fase dell'introspezione, in cui cominciamo a tornare dentro di noi, ben venga chi lo fa prima. E quando cominciamo a farlo, noi cominciamo a familiarizzare con un qualcosa che in qualche modo non conosciamo così bene. Quindi quando incontriamo un estraneo o qualcuno che non conosciamo bene, c'è quella difficoltà, quell'imbarazzo, ci sta assolutamente. Il punto è vedere quanto ci costa se noi non entriamo dentro di noi, quindi che siamo stanchi, che il nostro corpo ci parla, urla, no? Attraverso le malattie, quindi ci fa delle richieste d'aiuto, quindi il costo è stare sempre peggio se noi non cominciamo ad ascoltare. Perché è solo il costo che ci permette di essere motivati a fare un qualcosa, mica perché ve lo dico io, mica perché ve lo dice Arianna o il medico o qualcun altro, ma il cominciare a riconoscere che più stiamo fuori, tutti come esseri umani, più stiamo male. È vero che è una zona conosciuta, ma comunque non è benessere. Il benessere, essere bene, è quando noi cominciamo a entrare dentro di noi, incontrando anche le difficoltà, le paure, come tutto il disagio che si può incontrare, ma a un certo punto noi cominciamo veramente a comprendere di più che chi siamo, che cosa vogliamo, quali sono le nostre difficoltà e tutto. Quando noi cominciamo a fare questo lavoro di ascolto, noi ci percepiamo soprattutto energeticamente, nel senso che noi abbiamo 7 corpi di energia, ognuno collegato a ogni chakra, però qua sono altre 2 conferenze. Quando noi facciamo questo esercizio, che cosa facciamo? Ci percepiamo come siamo nella nostra interiorità. E quindi che cosa è importante, grazie di queste 2 condivisioni, quando noi cominciamo a entrare dentro di noi, ascoltare il nostro corpo ci parla, quindi cominciamo a vedere che cosa significa per noi quella sensazione. La richiesta che io avevo fatto prima era stare semplicemente in ascolto delle sensazioni che avevate nel vostro corpo. Perché? Perché tendenzialmente c'è questa tendenza, scusate la ripetizione, a cercare di capire: ma come mai sono qua, mi sto ascoltando, non sento le mani, ma che cosa succede, mi spavento? Ci sta assolutamente. Il punto è renderci conto, quando noi facciamo questo lavoro di ascolto, come cadiamo nella razionalizzazione, quindi cerco di spiegare, ma lì sono già fuori, sono di nuovo nei pensieri. Me ne accorgo che sto razionalizzando, cosa faccio? Mi prendo e mi riporto amorevolmente dentro di me. Amorevolmente significa non sto a giudicarmi, vedi che cretina, mi sono perso, ho sbagliato, ho fatto il lavoro male, sono stata poco presente a me, quello è il giudizio, lasciamolo fuori dalla porta, ci giudichiamo già fin tanto durante la nostra giornata. Il punto è amorevolmente rendermi conto che mi sono distratto, che prendo e torno ad ascoltare la sensazione che ho di me, dentro di me. Quello concretamente significa sviluppare l'amore per me, quindi non col giudizio, ma col sostegno. Allora, il punto, posso capire, può come dire che la sedia può essere scomodo, ci sono i pro e i contro, nel senso che ci sono delle persone che amano star più sedute, ci sono delle persone che amano star sedute per terra, io sto sempre seduta per terra quando posso, ci sono delle persone che preferiscono star sdraiate. Devo dire che farlo da sdraiati alla sera, magari dopo la cena, anche l'aperitivo, il moscatino o cos'era che ci siamo, lo spumantino. Che cosa succede? Quando noi cominciamo a entrare dentro di noi, noi entriamo nelle onde teta, che sono quelle che avvengono nel momento del presonno.
Per cui se lo facciamo da sdraiati, spesso dopo i primi 3 minuti io mi sono già giocata. I partecipanti, è anche vero che la coscienza è sveglia, per cui comunque la persona è recettiva, però il punto è sempre vedere dove è possibile. Io dico sempre, la meditazione da sdraiati va bene, ma se potete fatela al mattino, insomma la sera piuttosto fatela da seduti, seduti comodi, quindi anche seduti per terra con 2 cuscini sotto, eccetera eccetera, però questo sì, assolutamente. Diciamo che questo lavoro di ascolto, di meditazione, perché la meditazione, avete visto, noi abbiamo utilizzato prima l'ascolto del respiro, primo strumento, altro strumento l'ascolto delle sensazioni del corpo e il riconoscimento dei nostri pensieri. La meditazione ha la funzione, come dire, di essere utilizzata anche ogni momento della nostra vita, cioè in questo momento mi ascolto, sto parlando con voi, nel frattempo mi ascolto e mi rendo conto che sono, che la mia percezione è di essere storta, nel senso che sono più appoggiata sul lato sinistro e infatti non ho tutto il piede destro appoggiato per terra. Quindi ascoltandomi, che significa sono in meditazione in questo momento, e mi rendo conto che quella posizione lì non, come dire, non mi sentivo bene e la cambio. Perché la meditazione, quindi l'ascolto continuo, è quello che ci permette di vedere come sto in questo momento. Proviamo ancora a stare in ascolto del battito del nostro cuore. Proviamo a sentire che cosa accade mentre sentiamo il battito del nostro cuore. Se sentiamo che cambia l'energia, se non succede niente, se sentiamo che abbiamo una percezione di espansione a livello del cuore. Poi quando vogliamo, rispettando il proprio tempo interiore, fate 2 o 3 respiri lenti e profondi e aprite gli occhi, ma rispettando i vostri tempi. Una voglia di condividere qualcosa, dubbi, risorse, domande, perplessità, siete riuscite, riusciti, non siete riuscite, riusciti. Se a volte non è sempre possibile riuscire a sentire il battito del cuore già dalla prima volta, a volte c'è chi lo cerca qua, giustamente, che c'è chi lo cerca qua, chi lo cerca sul braccio, sul polso, va bene comunque. Il punto è non rinunciare, nel senso che più vi mettete nella situazione di ascoltare il battito del cuore, a un certo punto riuscirete a sentirlo. Perché se pensate, è quello che tranquillizza anche di più, perché noi per 9 mesi sentiamo il battito del cuore. Quando veniamo al mondo, veniamo appoggiati sul cuore della mamma. Quando si separano, io soprattutto i cani, non so anche gli altri animali, no? Che sono piccoli, patiscono magari la separazione della mamma, è importante nascondere nella cuccia sotto la coperta una sveglia, poveri, facendogli credere che il cuore della mamma però è uno dei sistemi. Per cui quanto il battito del cuore ci tranquillizza. E vi ho passato anche un altro strumento, mentre eravate in questo momento di meditazione, il comando che ho detto, se non sentite il battito del cuore, datevi il comando, voglio sentire il battito del mio cuore. Perché maestri di se stessi significa anche imparare a darsi comandi, voglio sentire il battito del mio cuore. Oppure c'è magari qualcuno che ha avuto difficoltà nel senso ad aprire gli occhi perché ci stava bene lì nel proprio universo,
darsi di nuovo il comando, voglio aprire gli occhi, voglio muovermi, perché a volte c'è questa difficoltà. Perché quando siamo lì dentro, impariamo a starci lì dentro e ci stiamo veramente bene. La bella, come dire, la brutta notizia è che poi aprendo gli occhi uno torna fuori. Ma la bella notizia qual è? Che volendo noi possiamo continuare a rimanere qua dentro, lì dentro. Qua dentro. Più ci alleniamo, noi più riusciamo a ascoltare il battito del cuore mentre parliamo, mentre facciamo tutte le cose. Ed è assolutamente possibile farlo. È solo, tra virgolette, questione di allenamento. E allora riusciamo a trovare quel benessere anche quando abbiamo gli occhi aperti. E l'indicazione che vi ho dato all'inizio, che c'era un po' la musica, e ho detto che cosa importante è riuscire a stare in ascolto del cuore, di quello che succede dentro di noi, anche con un occhio, con un orecchio sentire la musica, ma nel frattempo essere anche dentro di noi. Perché il punto, come vi ho detto qualche minuto fa rispetto al cuore, è imparare a essere dentro e fuori, mi ascolto e ascolto l'altro. E io più sperimento, più mi alleno a farlo, io più sono in grado di riuscire a realizzarlo e lì veramente e diventare maestri di se stessi, perché io anche mentre sono nella relazione con l'altro mi ascolto e mi chiedo: ma come sto in questo momento? Ma come mai c'è questa cosa qua che mi gira? Ma come mai c'è questa percezione, sensazione? Che cos'è che va bene per me? Ma se immagino di andare là mi fa star bene? Sto bene? Immagino bene o no? Mi si chiude lo stomaco? Perché poi spesso tutti e tutte, uomini e donne, abbiamo delle percezioni, ma non siamo abituati a darle retta, che non significa seguo la percezione, basta, ma significa sento un qualcosa, mi fermo, ascolto di più quella sensazione, percezione, poi vedo razionalmente che cosa farne, ma l'ascolto. Se io sono sempre fuori nei miei pensieri, le percezioni possono anche venire a urlare, ma passano in un secondo perché non trovano lo spazio per essere ascoltate, per essere viste e ascoltate. Immaginate, no? Quando noi andiamo a chiedere un consiglio a una persona, perché in qualche modo non sappiamo come muoverci, cosa fare. Ma se noi impariamo veramente a diventare maestri di se stessi, che significa? Immagino di andare in quella situazione, ok, chiudo gli occhi, respiro, mi immagino in quella situazione e mi chiedo: ma come mi sento in questa situazione qua? Sento immediatamente se mi sento bene o se mi sento male, se quella situazione per me è funzionale o non è funzionale. Ciò non significa che faccio poi solo i fatti miei, ma so che in una situazione in cui magari non ho voglia di andare, ma devo andare per tutta una serie di situazioni, scelgo di andare, ma ho la responsabilità, che è l'abilità di rispondere a quelle situazioni, sapendo in modo consapevole che scelgo di andarci, non ho voglia, ma scelgo di andarci. Perché a volte noi ci costringiamo ad andare in una situazione, quindi ci costringiamo, non c'è una scelta prima, e poi siamo reattivi e facciamo più danni che altro. Credo sia umano questo. Allora, gli strumenti che io vi lascio questa sera: uno è l'ascolto del respiro, due l'ascolto delle sensazioni, che può essere sensazioni fisiche, sensazioni del corpo col pavimento, con la sedia, con lo schienale, l'ascolto dei pensieri, l'ascolto delle emozioni, come sto in questo momento, l'ansia, la paura, sono agitata, quindi uscendo dalla pretesa che chiudo gli occhi e mi rilasso dopo un po', ma non è subito, non è immediato. Quindi questi sono vari modi di ascoltarci. Gli strumenti anche che vi lascio sono le domande. Ogni tanto fermarsi, chiedere: come sto in questo momento, che cosa voglio, ma quella situazione lì va bene o non va bene per me? Magari una risposta non la troviamo subito, ma
la nostra coscienza, chiamatelo coscienza, chiamatelo spirito, chiamatelo anima, chiamatelo io sono, come diceva Saint Germain, chiamatelo corpo cristico, chiamatelo corpo di luce, chiamatelo il divino interiore, chiamatelo inconscio, chiamatelo come volete, tanto tutti ce l'abbiamo, con nomi diversi, ma tutti ce l'abbiamo. Cioè, quella parte lì, chiamiamola coscienza, non vede l'ora che noi ci fermiamo, apriamo la porta rispetto alla nostra interiorità e cominciamo a farle, farci delle domande, quindi come sto, che cosa ho bisogno, che cosa voglio. E questo è lo strumento fondamentale, proprio la capacità di farci delle domande ogni tanto, che può essere anche durante la giornata, no, ma come sono stata oggi, è filato tutto bene, no, ma sono un po' sul reattivo, c'è qualcosa che mi gira, che cos'è che mi gira? Quando me lo chiedo, magari non la prima, non la seconda, ma la terza, la quarta volta, a un certo punto comincio a sviluppare quella consapevolezza. In questo modo già quando vedo come sto, di conseguenza anche il cattivo umore si trasforma, o perlomeno trovo una situazione, o perlomeno sono consapevole che ho quel bisogno lì. Grazie, buona serata, buon rientro, buonanotte.